di avere, che ne so, una ripresa di una talk con una o due videocamere e di fare un minimo di montaggio e di metterla poi online, caso molto, molto raro. Però quando si dice la parola open video, più o meno nel mondo del software libero, si pensa sempre che l'unico problema dell'open video sia di avere dei buoni programmi di montaggio video. In realtà il problema va ben oltre la qualità del software o la licenza del software. E qui dentro ci sono poco raggiungibili alcune slide che volevano presentarvi 5 punti nodali. I cinque temi più importanti che ruotano attorno all'open video, che sono sicuramente i programmi open source per il montaggio video. Avrei voluto farvi un breve elenco parlandovi mezzo minuto di Cinelerra. E lo faccio lo stesso, 10 minuti. Tanto, allora, vi avrei parlato di Cinelerra, che è il primo programma di video editing libero. È un po' vecchiotto, però è ancora il più avanzato programma di montaggio che c'è per Linux. Vi avrei parlato poi, vediamo un po' cosa ho messo nell'elenco, altri software molto carini come Kden Live, che ha uno sviluppo molto, molto attivo, è molto simpatica, molto interessante, però è di livello amatoriale rispetto a Cinelerra. E OpenShot, un altro programma appena nato, molto giovane, che ha un singolo sviluppatore ma molto entusiasta e caparbio, e pur essendo ancora un po' scricchiolante, è comunque un progetto molto interessante. C'è poi il progetto di Lumiera, che è nato all'interno della comunità di Cinelerra, da sviluppatori con pretese molto alte. Cinelerra voleva essere un programma professionale, ma non è che proprio ci riesca perché ha un po' troppi bug, o non è nato con un buon design, quindi Lumiera è nato come un progetto molto ambizioso che vuole ridisegnare da capo Cinelerra con una mentalità moderna, dei toolkit moderni, forse ne avrete già sentito parlare. Alcuni dicono che è vaporware, ma così non è. Lumiera non ha la pretesa di essere pronto subito perché non ce n'è bisogno. Abbiamo già dei buonissimi programmi amatoriali. Lo sviluppo di Lumiera sta continuando in maniera wow! In maniera, dunque, open video, in maniera molto lenta, caparbia e inesorabile, e si sta preoccupando soprattutto del design, in modo che, avendo dei buoni motori, avendo un buon design già progettato per la collaborazione, quando finalmente Lumiera sarà rilasciata, sarà pronta o quasi pronta. Vai. Bisogna essere amministrator per aprire un PDF da convista, per la cronaca. Allora, c'è un full screen da qualche parte, eccolo lì. Non ci posso credere. Questo era quello che vi avrei mostrato, poi suppongo che vada avanti così. Questa qui è uno screenshot di Cinelerra. Kden Live, OpenShot, Lumiera, Blender è un programma che merita di essere citato, anche se è nato per l'animazione 3D. Ha un sistema di montaggio dell'animazione che può funzionare molto bene anche per il video e anche effetti molto interessanti come correzione del colore, che sono molto importanti per il video. E un altro progetto interessantissimo è Lightworks, non so se già lo conoscete. Lightworks è un software di montaggio proprietario, assolutamente proprietario, molto molto avanzato, utilizzato a Hollywood per il montaggio dei feature films. Il discorso del re è stato montato con Lightworks e Mrs. Doubtfire, insomma è uno grosso, e da un paio d'anni fa è stato annunciato che sarebbe stato rilasciato il codice sorgente, e in questi 2 anni hanno lavorato, e da un annetto abbiamo disponibile un Lightworks beta che non è ancora open source ma è già liberamente scaricabile. Hanno continuato a lavorare per ripulire dalle parti che non possono essere rilasciate come open source, e dalla settimana scorsa sul sito internet c'è scritto che l'8 settembre ci sarà un annuncio molto importante. State pronti? E
tutti ci aspettiamo che finalmente l'8 settembre Lightwork sia un programma supersonico open source. E il secondo grosso problema dell'open video sono le videocamere, perché per esempio questa qui è una famosa Canon, una grossissima Canon professionale, il costo medio del solo corpo è sui 4.000 euro. Quella là è un'altra bellissima, un HDV con cassetta mini DV sui 5.500 euro. Cosa hanno in comune queste due videocamere? Una bella sfortuna. Questa qui registra in MPEG 4 e quella là in HDV, quindi MPEG 2. E se uno legge attentamente il manuale di istruzione, in piccolino in fondo a pagina 250 si trova che la licenza MPEG 4 dice che in sostanza tutti i video codificati o la videocamera permette di codificare e decodificare i file MP4 per uso solo non commerciale. Quindi la persona che ha investito quella barca di soldi in prodotti professionali non può fare un uso commerciale del proprio lavoro. È una batosta un po' grossa, c'è stato un po' di scandalo e di rumore su internet. Eugenia Loli Query ha scritto un articolo molto arrabbiato e in realtà poi la bolla, la cosa è un po' scesa, ha ricevuto una risposta molto consolante che può essere riassunta con questa frase: usare l'H264 per distribuire video gratuitamente su internet non costa niente all'utente finale, proprio niente, e comunque non costerà niente fino almeno al 2015. Quindi è chiaro che il problema c'è ed è molto grosso. Questo problema riguarda tutte le videocamere e le fotocamere che registrano in MPEG-2, quindi HDV, quelle che registrano su DVD, in H264, che sono di solito quelle con hard disk drive, su scheda, quelle reflex video che tanto adesso appassionano per la produzione di video, e la VCHD. C'è il vincolo dei brevetti. Allora, questa qui è una possibile risposta. Da qualche anno la Elfel sta facendo delle videocamere open source che registrano in OGG e sono gestite con free software. E la videocamera è legalmente molto interessante, ma le funzionalità sono molto base, non permettono di essere usate per filmare film di qualità. C'è un sottoprogetto della Elfel che si chiama Apertus, che invece sta cercando di costruire una videocamera ad alta definizione che risponde ai requisiti di un cinematore voluto per fare film di qualità. Terzo problema, l'open streaming, di nuovo un problema di formati. La maggior parte dei video che troviamo online, fino a poco tempo fa, richiedevano per essere visti flash player. Un annetto a questa parte, prima Google, prima YouTube, poi Vimeo, hanno permesso l'utilizzo di dei riproduttori video che utilizzino l'HTML5. E Vimeo purtroppo utilizza il formato H264 e quindi non è visibile da tutti i browser. Per esempio Mozilla Firefox non permette di vedere l'HTML5 con l'H264, non può, perché se lo facesse dovrebbe al MPEG LA circa 5 milioni di dollari all'anno, una cifretta del genere. Quindi di nuovo una barriera. YouTube invece ha fatto di meglio, Google ha comperato il codec VP8 e l'ha liberato, quindi da maggio dell'anno scorso tutti i video caricati su YouTube sono visibili sia in formato, sia con flash player normalmente, con l'HTML5 in formato WebM. Il formato contenitore WebM contiene il codec video VP8, che è aperto e libero, e il codec audio Vorbis. Prima c'era, già lo saprete, immagino, YouTube/HTML5 vi dà tutte le istruzioni per accedere.
Altro problema, oltre alla parte tecnica e all'hardware, è nel contenuto, quindi come permettere ai video di essere liberi, di essere aperti. Facile, Creative Commons risolve la cosa, i miei video possono circolare liberamente perché sono pubblicati con Creative Commons. In realtà il video, essendo un'opera multimediale, ha un livello di complessità in più, perché non contiene solamente quello che ho fatto io, o non necessariamente, è spesso il frutto di una collaborazione di più persone, di più competenze, quindi sicuramente c'è la parte video, ma c'è anche la parte musicale, ci sono delle immagini e spesso dietro un film c'è una sceneggiatura o c'è un testo, che sono tutte opere che sono a loro volta coperte da copyright. Nel caso più comune, quando uno si fa un video da sé, di solito produce da solo l'idea e il video, mentre va a cercare, forse a volte anche le immagini, spesso va in cerca di colonne sonore da poter aggiungere ai propri video. Non lo può fare liberamente perché c'è il diritto d'autore su questi su queste opere, ovviamente. La risorsa più interessante e più utilizzata per trovare colonne sonore Creative Commons riutilizzabili nel proprio video da pubblicare con licenza Creative Commons si ha sul sito giamendo.com, mentre per le immagini Flickr.com permette raccoglie un sacco di immagini con le diverse licenze Creative Commons. Sul sito openvideo.linux.it c'è un lunghissimo elenco di siti dai quali è possibile scaricare musiche, foto, video e la pagina è bella lunga con licenza Creative Commons o pubblico dominio. Il quinto problema è quello dell'open remixing. Oltre alla produzione c'è un altro livello creativo che è quello del riutilizzo delle opere già esistenti, della loro rielaborazione per creare contenuti nuovi. Negli Stati Uniti c'è il fair use, in Italia la legge sul diritto d'autore è un po' più traballante, non è così esplicito il fair use, è comunque molto complicato dimostrare di essere dentro i limiti del fair use, per cui è legale riutilizzare parti di opere coperte dal diritto d'autore per creare una nuova. Vi avrei mostrato questo e per chi è interessato ve lo mostro nel laboratorio, sono 6 minuti, se già non l'avete visto è un'interessantissima rivisitazione di Edward, di questo film sdolcinato, in versione con il contenuto decisamente cambiato, lo spirito molto diverso, sicuramente un'opera creativa. Un'altra opera molto interessante, un lungometraggio, un documentario di Brett Gaylor, RIP Remix Manifesto, in cui racconta la storia, parla del diritto d'autore, del remix, ma una delle figure centrali è un musicista che prende dei suoni, campiona i suoni da varie musiche e li rimescola per creare musiche nuove, quindi veramente irriconoscibile l'origine dei suoi campioni musicali, ma è a tutti gli effetti un fuorilegge. E, per chiudere, Open Video quindi è quel movimento di pensiero e di persone che si preoccupa non solamente di produrre un video, ma di produrlo in maniera libera, di distribuirlo in maniera libera e insomma di fare riflessioni su questi 5 livelli e altri ancora. E, dagli anni 2000 insomma c'è gente che si preoccupa di queste cose. E ormai è il terzo anno che è nata la Open Video Alliance, un'alleanza di diverse associazioni, Creative Commons, Mozilla, ce n'è parecchi, e hanno cominciato a rendere un po' più stabile questo movimento. È il terzo anno che c'è una Open Video Conference a New York, ho avuto la fortuna di riuscire a partecipare alle prime due, cioè la prossima settimana, e il fermento è veramente molto. Il primo anno con una conferenza, sì, ok, era a New York, si sa che le cose americane sono un po'... Però insomma c'erano più di 1000 persone provenienti da tutto il mondo, è stato veramente sconvolgente l'interesse, è evidente che la parola open video cresce in un substrato di un problema che ormai cova da molti molti anni. In Italia abbiamo un gruppo, openvideo.linux.io, ospitato dalla Linux Society, abbiamo un wiki, una mailing list e... ci occupiamo di tutti questi aspetti, dall'aiuto reciproco proprio nella gestione di questi software liberi che non sempre proprio sono così
semplici, allo scambio delle produzioni o alla discussione di tutti i temi che vi ho già presentato. Chi è curioso, vuole saperne ancora, vuole discutere, vuole fare domande, vuole provare a montare, può venire adesso di là. Scusate, il portatile fa un po'. Grazie.